Allora, a proposito di arti performative, dobbiamo ricordare che in questi 3 giorni della manifestazione abbiamo avuto modo di apprezzare una mostra a cura di Alessandro Casale, pittore di Lagonegro. E cominciamo subito, no? Questa serata, no? Sì. Proprio con il teatro. La prima esibizione, il gruppo Giano Teatro, che chiamiamo qui sul palco con un applauso.